Ferramonti di Tarsi è il lager calabrese nell'evento organizzato per la giornata della memoria dal Lions Club Castel Aragonese di Castrovillari presso il liceo scientifico Mattei della città del Pollino. Parlare di memoria, parlare di Shoah. Perché questo? Perché noi riteniamo che i giovani devono sapere quello che è successo e non devono assolutamente dimenticare. In Calabria, in provincia di Cosenza, a Tarsia venne costruito dal governo fascista un vero campo di concentramento. A partire dal giugno del 1940 vi transitarono circa 3.000 internati. Dal 40 al 43 abbiamo questa prima fase storica. Poi, dopo l'armistizio, cambia il ruolo, lo status giuridico di questi internati, perché Ferramonti non è più campo fascista, ma è campo per profughi. Il campo viene chiuso definitivamente l'11 dicembre del 45. E allora dal 43 al 45 cosa è successo? Ecco, è cambiato lo status giuridico degli ex internati. Noi stiamo studiando questa seconda fase. Oggi Ferramonti di Tarsia è un museo. Gli ambienti che un tempo erano adibiti agli uffici della direzione, oggi ospitano delle sale museali, no? Nell'incontro con gli studenti si è cercato di chiarire il senso e la storia di una giornata istituita in Italia nel 2000 e in tutto il mondo nel 2005, che deve essere considerata non soltanto un omaggio alle vittime del nazismo, ma un'occasione di riflessione su una vicenda che ci riguarda tutti da vicino. La scuola si propone come unità educante nel cercare di sviluppare all'interno dei loro animi questa memoria costante, finalizzata non soltanto alla consapevolezza di ciò che è accaduto, ma proiettato a sviluppare in loro il concetto di cittadinanza attiva, utile per creare i cittadini del domani.